vivere nell'immoralità e nella dissolutezza. Un giorno tu finirai all'inferno se tu non ti ravvedi. Ecco perché Cristo è sceso dall'alto. Amen. Per salvare le anime vostre dall'inferno, dallo Sheol, dall'Ades, è morto per voi. Alleluia. Guida, per salvarvi. Alleluia. Tocca dei cuori. Per i peccatori. Non è venuto per i sani o per i giusti, ma è venuto per i malati, per i peccatori. Perché tutti hanno bisogno del seme della parola di Dio. Tutti hanno bisogno di ricevere la parola di Dio. Alleluia. Ma se voi siete dei ribelli, se voi continuate a ribellarvi, a non ascoltare la voce dello Spirito Santo, voi finirete all'inferno nella verità. Spirito di Dio. Come esiste, come il regno del cielo è una realtà, così anche l'inferno è una realtà. E se voi non vi convertite, se voi non vi ravvedete, alleluia, Cristo vi dà una possibilità. Cristo è la vostra speranza. Amen. Alleluia. L'unico alleluia. Cristo non è la Madonna che ti dà la salvezza. Amen. Alleluia. La cosiddetta così. Madonna, quell'idolo ti porterà all'inferno. Amen. Alleluia. Alleluia. Il tuo idolo ti porterà all'inferno. Ma Cristo è l'unica salvezza. Alleluia. C'è un solo mediatore, dice la parola del Signore, tra Dio e gli uomini, ed è Cristo Gesù. Cristo Gesù è figlio di Dio, è Dio fatto carne, la seconda persona della Deità che si è fatto carne per te, è venuto su questa terra, su questo mondo. Gloria a Dio. Per te, per ungi anima, il fratello, per alleluia, per purificarti, alleluia, per renderti più bianco della neve. Amen. Amen. Questo è indifferente, forti. Non essere ignoranti alla voce dello Spirito Santo, ma pentitevi, alleluia, alleluia. Credete all'Evangelo, credete alla verità, amen. La verità è Gesù Cristo, la verità non si trova nel Vaticano, la verità non si trova nell'Islam, non si trova la verità nei testimoni di Geova, la verità non si trova in una setta, amen, o in una religione, la verità è Cristo. Alleluia. E noi non vi predichiamo questa mattina una religione o una denominazione, perché non ti salva la tua religione. Tu potresti dire oggi alla mia religione, io voglio dirti, lo Spirito Santo ti dice questa mattina, la tua religione non ti salva dai tuoi peccati. Amen. Solo Cristo salva. Alleluia. Oh benedetto il nome di Gesù. Amen. Gesù è la verità, dice la parola del Signore che tutti hanno peccato. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti noi abbiamo conosciuto peccato, chi in un modo e chi in un altro. Ma io, Cristo Gesù si è fatto carne. Amen. Alleluia. Gloria. Quella schiavitù di peccato. Spezza le catene, gloria a Dio. Cristo può dare la pace se nel tuo cuore c'è la gloria, gloria. La tempesta. Cristo può mettere pace nel tuo cuore. Amen. Perché noi non possiamo entrare nei regni dei cieli se dentro di noi abbiamo la tempesta, se dentro di noi c'è l'odio, se dentro di noi c'è convertitevi la al Vangelo. Non possiamo entrare nel regno dei cieli come vogliamo noi. Amen. Voi non potrete entrare nel regno dei cieli come volete voi. Benedici il fratello, ungilo dall'alto con la potenza. Dio vi benedica, carissimi, siamo qui a Catania a proclamare l'Evangelo qui in questa piazza del cosiddetto Duomo, che è una sinagoga di Satana, alleluia, ma siamo qui a predicare Cristo, alleluia, potenza di Dio, amen, guida. Pregate per il nostro caro fratello Gaetano, un giovane di 15 anni, gloria a Dio, che vuole servire il Signore con tutto il cuore, alleluia. Amen, alleluia. Oh, prima che dite che Dio si abbatta sulla tua casa, si abbatta su di te, sulla tua anima. Oh, alleluia, alleluia. Gloria, gloria. Dice la parola del Signore, dice la parola del Signore che il Signore Gesù Cristo è letto all'ira. Amen. Ma fino a un certo punto è vero. Amen. Gesù Cristo, Signore, è amore, abbi ma pietà. È anche vendetta, è anche giustizia. Amen. E se tu non ti penti in tempo dei tuoi peccati, se tu muori col peccato addosso, tu finirai all'inferno. E devi passare al giudizio. Oh, Hamashia! Universale. Amen. Dove il tuo corpo? Cercate la verità di Gesù Cristo. Amen. Cristo, amen. Gesù, la salvezza. Guardate l'idolatria, fratelli, il paganesimo. Guardate lì, c'è un obelisco che è un
significato subliminale di un membro dell'organo sessuale maschile, guardate, un'idolatria con un elefante pagane, fratelli e sorelle. Poi dicono che questo è un grande inganno, gli idoli, le statue, tutto ciò va contro la parola del Signore. Guardate lì questo tempio cosiddetto, le statue, gli idoli, le immagini che sono tutte contro la parola di Dio. Sono idoli abominevoli. Manda i suoi figli a proclamare la verità, alleluia. Perché solo la verità spezza le catene, alleluia, gloria al Signore, benedetto il nome del Signore in eterno, alleluia, alleluia, alleluia. Spezza le catene. Amen. Gesù Cristo può spezzare le catene della tua casa, alleluia, della tua vita. Oh, Gesù Cristo è venuto proprio per liberarti da quella schiavitù del peccato. Io voglio dirti, il peccato porta alla separazione da Dio. Ecco perché il primo uomo è stato Adamo che ha peccato, il primo uomo in cui è entrato in peccato è stato Adamo, il primo uomo è la parola di Dio che per mezzo di un solo uomo è entrato in peccato. Ecco perché glorificati, Cristo, Signore, è venuto su questa terra. Alleluia! Manda il tuo spirito, Erika, è venuto affinché tu ti riconciliassi col Padre. Ecco la separazione. Dalla separazione da Dio, non lo vuoi capire? Non lo vuoi capire che è il tuo peccato? Anche se tu dici, io sono guida, cristiano, vado a messa la domenica, vai la domenica, porti la croce al collo e già tu ti senti a posto. No, no, e poi tu vivi una vita nella carne, nei piaceri, nei vizi, nella dissolutezza. Alleluia. Ti vesti come una sensuale. L'unico che ti salva è Cristo. Amen, amen. Perciò pensi, copri questo caro fratello con l'unzione dall'alto, alleluia. Dalli potenza, Dio mio, della gloria. Alleluia, alleluia. Spirito Santo. Alleluia, salvezza. Amen. Gesù Cristo è potenza e sapienza di Dio. Alleluia. Alleluia.